Adesso parliamo di Legambiente perché approda in Puglia Goletta Verde per il contrasto ai pirati del mare. Fotografia positiva delle acque della nostra regione, migliora anche lo stato dei depuratori. 29 campionamenti con 7 criticità elevate dettate da alte cariche batteriche. Numeri in calo per i rilevamenti di Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni analizza la qualità dei mari italiani. Lo stato di salute delle nostre acque, monitorate dal 17 al 20 luglio scorso, traccia un risultato più che soddisfacente per la Puglia, con 7 punti inquinati su 29. Di questi, solo 5 sono risultati altamente inquinati, alla foce del torrente Candelaro nel Foggiano, ad Apani e alla foce del Canale Reale nella provincia Messapica, a Castrignano del Capo in Salento e alla foce di Ostone nel Tarantino. Va sottolineato che i punti di rilevamento della Goletta sono state sì le aree balneari, ma soprattutto le foci di canali e fiumi. Ovviamente Legambiente monitora non solo i punti balneabili, ma anche tutti quei canali che scaricano a mare, foci di fiumi, che anche se non balneabili non significa che devono diventare delle fogne a cielo aperto. Altro capitolo della rilevazione è quello dei depuratori. Il 17% presenta ancora delle criticità. Di questi, il 16% ha scarichi ritenuti anomali, ma Legambiente punta agli investimenti regionali per agevolare l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura. Sul fronte della depurazione la Puglia sta facendo dei grossi passi in avanti. Le criticità sui depuratori si riducono a 32 depuratori, solo 32 depuratori presentano una non conformità alla direttiva europea sulla depurazione. Gli scarichi anomali a cui sono soggetti gli impianti si riducono solo a 30 impianti. E un'altra buona notizia è quella che i comuni sottoposti a procedura di infrazione scendono da 27 a 6.